Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, io sono Serena e benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi sarò di nuovo con voi per recensire un remake di un film di Natale degli anni 90 molto 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 famoso. Oggi parleremo del remake di Home Alone, per chi sapesse il titolo in italiano, Mamma ho perso l'aereo. Allora ragazzi, che dire, non lo so nemmeno io. Ultimamente sto recensendo tutti i film che non mi sono piaciuti per niente. Risparmiate un'ora e mezza del vostro tempo e non guardatelo. Non c'entra niente con il primo, ma ovvio che la storia non dovrebbe centrarci niente perché è diverso, è diciamo lo stesso modello di storia ma con personaggi nuovi. Però no. Io sinceramente non ve lo consiglio per tanti motivi. Prima di tutto perché la storia non c'è in realtà un cattivo vero. Nei primi due film di Home Alone, Mamma ho perso l'aereo e Mamma mi sono smarrito a New York, abbiamo quali sono i cattivi tra virgolette della storia, ma neanche tanto tra virgolette alla fine, sono i due ladri, giusto? Invece qui abbiamo semplicemente due persone, una coppia, moglie e marito, che perdono una bambola che vale molto, molti 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 soldi e la vogliono ritrovare. Pensando di averla, del bambino che in realtà ha perso l'aereo, di averla, che pensano che l'abbia rubata lui, decidono di andare in casa sua e cercarla, perché pensano appunto, come nel primo film, i poliziotti pensavano che non ci fosse nessuno in casa, invece vedono che c'è il bambino. Ok, quindi questa è la storia. Quindi già che non c'è un cattivo vero come i poliziotti, non mi è piaciuto, perché queste due persone sono semplicemente due persone che vogliono ritrovare questa bambola sperduta, molto costosa perché hanno problemi di soldi, quindi la vogliono vendere per non vendere la loro casa. Si intromettono in questa, nella casa di questo, del protagonista, che sinceramente, per quanto non mi piace il film, nemmeno mi ricordo come si chiama, scusatemi. E quindi succede, lui si accorge, e quindi succede quello che è successo nel primo film, che Kevin McAllister cercava di non far entrare i ladri in casa sua con scherzi, trappole e cose così. Torniamo un po' all'inizio. Prima di tutto stiamo nel 2021, non più negli anni 90, quindi cioè, come ti fai a scordare tuo figlio a casa? Comunque tuo figlio, un bambino di 10 anni, non ha il telefono? O comunque il cellulare adesso a 10 anni ce l'hanno tutti, a parte quello, però lo saprai il numero di cellulare di tua mamma a memoria? Allora lo chiami, cioè la chiami e dici: mamma, guarda, mi avete lasciato, al massimo. Ma la cosa che non mi è piaciuta proprio è che nel primo film Kevin va, la mamma porta Kevin a dormire, lui si risveglia perché non ha sentito la sveglia, non ha sentito il casino, e quindi loro sono partiti. Ma perché in realtà c'è stato un errore, perché la ragazzina ha contato il vicino di casa quando stavano facendo la conta per metterli praticamente nei furgoncini, nel taxi. Mentre qui questo bambino, come la casa appunto ci sono gli zii e ci sono tanti bambini, decide di prendere l'iPad, certo 2021, e si mette in macchina, in garage, una grossa BMW se non sbaglio. Comunque si mette là dentro e si addormenta e si sveglia la mattina che non c'è nessuno. Allora io adesso dico, no? Almeno Kevin, qualcuno l'ha portato a letto, cioè c'era qualcuno che si interessasse di lui. Ma com'è che tu, madre, non metti a letto tuo figlio? Non lo so. Vabbè, poi ovviamente rimane a casa da solo, va in chiesa, quindi abbiamo sempre il coro, però cioè, ci mancano tante parti, non c'è una storia vera. L'attore protagonista sì, bravino, ma no, non mi ha convinto più di tanto, e non mi hanno convinto i genitori suoi, e non mi hanno convinto la coppia di presunti ladri che ritrovano la bambola. È stato un film molto per benino, diciamo così. Le uniche cose che riprendono dal primo film sono il fatto che quando una delle prime scene fanno vedere la casa da fuori,
Praticamente in America si usa mettere, quando hai un allarme, si usa mettere fuori un segnale, diciamo, di quale compagnia è quest'allarme. E quindi vediamo il nome McAllister. Quindi praticamente, evidentemente, poi Kevin è come se avesse aperto una compagnia comunque di allarmi di sicurezza per le case. Quindi è una cosa carina, devo dire. E la seconda cosa, ritroviamo Bats McAllister, se non ricordate chi fosse, è il fratello maggiore di Kevin, quello un po' cattivino, e lo ritroviamo a fare il poliziotto. Infatti, il bambino, ripeto, di cui ancora non ricordo il nome, chiama la polizia quando la prima volta che vede questi due che volevano entrare in casa loro. E arriva lui, ma pensa che sia uno scherzo perché dice: "Ah, tutti quanti in città hanno saputo di questa cosa, scusate, di mio fratello che rimase da solo a casa, e quindi adesso ci fanno gli scherzi." Invece, per una volta pare che fosse vero, perché purtroppo quel bambino è rimasto a casa veramente da solo. Le cose che mi sono piaciute del film, quasi nulla, a parte London Bridge di Lego, che il bambino monta quando, sai, la famiglia se ne va. Il London Bridge che lui inizia a montare, lo finisce quando resta da solo, come per dire: adesso posso fare quello che voglio, posso montare tutti i Lego che voglio, perché in una delle scene iniziali, della sera prima di partire, non so se il padre o lo zio lo sgrida del fatto che c'erano tutti i Lego a terra. Il London Bridge era bellissimo, devo dire. E poi c'è un'altra scena di lui che guarda, se vi ricordate, al primo film c'è, cioè, quella scena famosa di quando Kevin va a prendere la pizza, cioè ordina la pizza, e per non far vedere che lui è a casa da solo, praticamente gli dice. Mette quel film in bianco e nero. Vedono questo film, che è appunto il remake, pare che sia un remake di questo film, con quasi le stesse frasi, e poi c'è il protagonista che dice: "Ah, i film remake sono solamente spazzatura." Questo mi è piaciuto perché non so se in realtà parlassero di loro stessi. Possibilissimo che parlassero di loro stessi dicendo: "Sì, abbiamo fatto un film spazzatura." Per il resto, anche il fatto della mamma che deve andare a cercare il figlio, sì, ovvio che si preoccupa, ci mancherebbe altro, però la mamma di Kevin si era fatta tutto quel viaggio anche in autobus, aveva dato, se non sbaglio, orologi, anelli a quella coppia d'anziani per andare per appunto cercare di tornare a casa. Invece, vabbè, questa qua prende un volo, sì, oddio, non vedo l'ora di tornare a casa di mio figlio e basta. Poi, spoiler alert, ma tanto già vi ho detto quasi tutto, la fine è ancora più insensata. Questa coppia che vuole rubare questa bambola da casa del bambino si rende conto che praticamente c'è solo lui a casa e che è stato abbandonato, tra virgolette, dalla famiglia. Allora lo portano a casa sua e la mamma va là. Quindi poi parte la scena dopo, che fa vedere un anno dopo. Quindi loro praticamente sono diventati tutti amici. Sì, bello, che bello, siamo tutti amici, yeah, che bello. Però no, non è questo il senso del primo film. Secondo me non avrebbero dovuto farlo nel secondo. Volete fare un remake? Fatelo, però lasciate quella linea con buoni e cattivi, perché sennò non ha senso. Va bene, signori, ho distrutto un po' questo film, ho cercato di fare spoiler no spoiler, spero che non lo vediate in realtà, e ci vediamo alla prossima. Buona giornata, ciao da Ciacchiazione!